quali sono i messaggi che si vogliono dare con questa sessione plenaria dell'Harlem e quali saranno le priorità per il prossimo anno dopo che è stato approvato il rapporto sull'immigrazione? Il messaggio è un messaggio molto chiaro e molto semplice. Questa è un'assemblea politica di rappresentanti regionali e locali eletti sulle due sponde del Mediterraneo, europei e di tutto il bacino sud-est del Mediterraneo. Il nostro obiettivo è quello di tenere aperto un dialogo e costruire un futuro comune che sarà, noi speriamo, con progressivi rapporti di associazione con i paesi del Mediterraneo che naturalmente garantiranno gli standard democratici che l'Unione Europea chiede. Dopo la primavera araba credo sia ancora più importante perché la democrazia regionale e locale è un po' la cartina di tornasole di un paese democratico e a poco i processi di decentramento ma anche di elezione popolare degli enti locali, delle città, dei sindaci delle città, dei rappresentanti delle regioni si stanno imponendo anche in questa parte del Mediterraneo e questo secondo noi è molto importante e su questo il lavoro che l'Harlem ha fatto di dire quanto è importante la democrazia locale è stato credo un lavoro assolutamente significativo. I temi di cui ci occuperemo questa volta sono molto significativi, in particolare un programma analogo alla politica di coesione anche per i paesi del sud del Mediterraneo, in particolare naturalmente quelli che stanno arrivando alla democrazia veramente come il caso della Tunisia, come anche il caso del Marocco che sta avendo un'evoluzione molto interessante. E discuteremo di questi temi. E ci prepariamo per il prossimo anno a discutere di due temi molto importanti. Uno, la gestione dei rifiuti, che sarà trattato dai nostri partner del Sud, e uno che sarà trattato da un relatore nostro, il sindaco di Lisbona, relativo ai flussi migratori. I flussi migratori vedono sia nei paesi di partenza che nei paesi di arrivo le città e le regioni in prima linea e quindi è importante una discussione non solo tecnica ma politica sugli obiettivi che come vanno gestiti i flussi migratori. E qual è esattamente il contributo che le località, i poteri locali e regionali possono dare al... Sono quelli che devono non solo accogliere le persone ma creare una cultura dell'accoglienza, della cooperazione ma anche della legalità e credo che siano le autorità locali dei paesi di partenza che prima di tutto possono gestire i flussi migratori in partenza riducendo progressivamente i flussi illegali con la garanzia che invece i flussi legali ottengano un'accoglienza civile e decente e questo è il compito invece delle nostre città. Io credo che discutendo insieme dei problemi potremo fare delle proposte naturalmente anche ai nostri rispettivi governi e all'Unione Europea. E in questo senso il fatto che ci sia prima la presidenza greca e poi la presidenza italiana centrate sul Mediterraneo può essere d'aiuto? Assolutamente. Noi ci auguriamo, e questa sarà naturalmente l'azione che faremo, ci auguriamo che la presidenza greca e quella italiana rimettano la politica per il Mediterraneo al centro dell'interesse dell'Unione Europea. Mai come oggi lo sviluppo democratico del Mediterraneo può avvenire se c'è un impegno forte dell'Unione Europea.